Ah, Napoli, dottore, è una città romantica, ricca di poesia. Voi conoscete a Salvatore Di Giacomo, il massimo poeta napoletano? Quanto è bella la mia passione, dottore. Nu piano forti notte sono lontanamente e la musica si sente per l'aria sospirare. Per l'aria sospira e luna dormo vita in coppa una nonna nonna in un timbro sanguigli te prima ma non la vita frecce gli te morto Dio quanta stella in cielo con luna e caria roccia quanta una bella voce vorria sentire cantare. Ma solitaria e lenta, moro motiva antica, Natale, dagli le mani! Tu, buongiorno, tu sei bellissima la civitazione, voglio questo è un bellissimo lavoro. Tu piace per la sua signora, molto elegante, no, grazie, è finissimo no, questa roba. Uno sportivo per l'estate, guarda, bellissimo posto, tu è favoloso, niente. Tu, c'è una loggia antisismica. Tutto questo vuol dire che se viene il terremoto voi morite, l'orologio no. Volete vedere questo? Guardate come è bello, guardate. Funziona, dottore. Tu fatti se sta facendo serie. Dottore, secondo me questo è un ingorgo a croce uncinata. In che senso a croce uncinata? Dottore, l'ingorgo si dice a croce uncinata quando ogni macchina sopravanza un'altra macchina di mezzo metro. Poi ce n'è un'altra che sopravanza quell'altro, un'altro quell'altro. Guarda, succede un tale ingrovigliamento di macchine, cavoli, che se non arriva un vigile a sgrovigliare questa matassa, noi possiamo stare qua pure fino a mezzanotte. Dottor, sentite a me, qua i vigili non arrivano. Io mo faccio una bella cosa, oi. Mo ce ne saliamo sul marciapiede. Figlio mio, c'è Pernacchio e Pernacchio. Anzi, vi posso dire che il vero Pernacchio non esiste più. Quello attuale, corrente, quello si chiama Pernacchia. Prima è una cosa volgare, brutta. Ma il Pernacchio classico è un'arte. Siamo Pasqualino, Vicenzo Urammare, siamo tre, quattro. A conoscerlo profondamente e a praticarlo in tutta Napoli, il che significa in tutto il mondo. Il Pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Ma nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, Pernacchi, che facciamo a questo signore deve significare tu sia a schifezza l'uomana. Mi spiego? Ah, va bene, bravo. Come si chiama tutta la sfilza di nome che c'ha sto... Duca... Maria. Santa Maria degli Angeli. No. Duca... Sant'Agata dei Fornari. Aspetta. Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari. No, ditelo insieme, all'unisono, con lo stesso tono. Tutti insieme. Sì. Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari. Madonna. Questo glielo fate due volte al giorno, quando esce e quando rientra. San Gennaro a Berlino. Oh, San Gennaro mio, che piacere che mi ha fatto vederti. San Gennaro mio bello, anche tu emigrante, vuol dire che anche tu hai attraversato l'Alto Adige. Ma che gioia, proprio trovare un paesano all'estero è una cosa che fa un piacere pazzo. Sono emozionato, mi viene la pelle d'oro, mi viene. San Gennari, quando sei caro. Tra paesani. Senti un po', San Gennari, tu mi devi aiutare. Eh sì, perché vedi, io è un sacco di tempo che sto cercando questo amico. Già, che stupido. Io ti parlo in italiano, qui siamo in Germania, dovrei parlarti in tedesco. Ma sai, il mio tedesco difetta un po'. Ma arrangi, insomma, guarda. Bitter Sankt-Diena, aiuta a trovare cotesta amic, Josef Pagliuk. Me lo fai questo piacere? Accidente ai pipistrelli. Schlossstrasse, numero 31.
San Gennaro, io ti ringrazio. Dankeschön, Dankeschön, bitteschön, wunderbar. San Gennaro, auf Wiedersehen. Grazie, stato buono. Assuntina, Assuntina, stai studiando? Sì, papà. Lezione numero 1. Vinta a casa. A penna sta in coppo tavolo. 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 Arrosta a penna. Arrosta a penna. Coppo tavolo. Coppo tavolo. A gatta sta in coppo cummo. Arrosta a gatta. Arrosta a gatta. In coppo cummo. In coppo cummo. In coppo cummo. Lezione numero 2. Vennere. Voce del verbo vennere. I venga e sigaretta. I venga e sigaretta. Tu vin e sigaretta. Tu vin e sigaretta. Is ven e sigaretta. Es ven e sigaretta. Noi vennim e sigaretta. Noi vennim e sigaretta. Voi vennite e sigaretta. Voi venne mise e sigaretta. Assunti, non ti impegni. Loro vennero e sigaretta. Non è vero, papà. Non ti impegni, Assunti. A Canaria.